ogni probabilità le antiche armi degli antichi guerrieri erano costantemente cosparse di olio. Spade, lance, katane, asce e attrezzi agricoli in passato, per conservarsi e per evitare quindi che fossero attaccati dalla ruggine, venivano mantenuti grassi. Questo perché ovviamente il ferro può essere aggredito dalla ruggine e è facile che l'attrezzo agricolo oppure l'antica arma sia sottoposta a umidità e a inutilizzo per alcuni mesi, condizioni ideali per l'aggressione della ruggine. Una volta entrata la ruggine in profondità, gradualmente la spada o l'attrezzo agricolo si sarebbe inevitabilmente deteriorato. Le armi e gli attrezzi antichi avevano costi elevati e le famiglie le portavano con sé per generazioni e per generazioni. Per far sì che ciò succedesse e per evitare che spade e attrezzi si deteriorassero, prendessero la ruggine, è supponibile, quasi certo, pensare che fossero costantemente inoliati. I samurai, per esempio, custodivano come se fossero sacre le loro katane e, come si vede anche nelle immagini di alcuni cartoni animati, le cospargevano costantemente di oli mediante alcuni batuffolini. Anche oggi l'unico modo naturale per tutelare i nostri attrezzi agricoli e per evitare che si rovinino è cospargerli di olio. Guardiamo com'era questo attrezzo agricolo dopo aver soggiornato per alcuni mesi in baracca e guardiamo come è ora, praticamente equivalente a quelli usciti dalla forgia, dalla fabbrica, dal maestro che lavora fortunatamente ancora questi preziosi attrezzi alleati dell'ecologia, della natura e dell'uomo. Guardiamo quindi come si fa a ripristinare la lucentezza dell'attrezzo, a pulirlo e a ripristinarlo per far sì che se ne stia tranquillo in baracca senza subire aggressioni da parte della ruggine. Gli attrezzi agricoli abitano nelle nostre baracche e sono pertanto esposti all'umidità, che significa formazione di patina di ruggine. È buona norma, dopo ogni utilizzo, lavarli, lucidarli e cospargerli di un velo di olio di oliva oppure di strutto o se no di altri tipi di grassi. Questo pennato è stato alcuni mesi in baracca e ha sviluppato una patina di ruggine che con il tempo potrebbe deteriorare la lama, il metallo. Per tempo intendo secoli e secoli, perché, come detto molte volte, gli attrezzi agricoli sono eterni se debitamente considerati, quindi se sottoposti a un'attenta manutenzione, che significa impiegare pochissimi minuti per ogni attrezzo agricolo. Quindi le nostre falci, falcette, frullane, zappe, vanghe, rastrelli, pennati, roncole, addirittura le lame degli attrezzi agricoli motorizzati, per evitare che siano sottoposti alla ruggine, è utile lavarli, pulirli dopo l'utilizzo e cospargerli di olio. Andiamo ora a ripristinare il lucido della filatura di questo pennato con della carta vetrata, poi lo puliamo accuratamente e guardiamo come applicarci sopra l'olio di oliva che lo preserverà per alcuni mesi. Si va a passare la carta vetrata lungo la lama e in poco tempo la patina di ruggine va a scomparire.
si va a ripetere l'operazione da entrambi i lati. E anche sulla lama del lato accetta o ascia del pennato. Solo per una questione estetica, dopo aver passato la carta vetrata a grana spessa, si può passare all'utilizzo di una carta vetrata a grana più fine che andrà a rimuovere i graffi, ma è solo un trattamento estetico. Si procede quindi all'affilatura con una pietra cote. E si prosegue su tutte le lame e da entrambe le parti. Si verifica con il polpastrello l'affilatura. A questo punto si va a lavare l'attrezzo agricolo e si asciuga. Dopo il lavaggio versiamo un goccio di olio di oliva in un recipiente. Prendiamo un pennello qualsiasi e andiamo a distribuire l'olio su tutto l'attrezzo, incluso il manico, in questo caso un manico fatto in cuoio, manico anche in legno perché l'olio di oliva è un impregnante naturale
che ha azione positiva anche sul legno e sul cuoio. Ripetiamo la procedura anche sull'altro lato. Ora il pennato è pronto per riposarsi in baracca in attesa di un nuovo utilizzo. La patina di olio impedirà alla ruggine di attecchire sulla lama e quindi il pennato, così come qualsiasi attrezzo agricolo, si conserverà esattamente come lo vediamo. Pronto a scattare per ogni necessità tra qualche mese, tra qualche anno, tra qualche decennio, tra qualche millennio. Buon utilizzo, buona conservazione e buona manutenzione degli attrezzi agricoli tradizionali a tutti. Arrivederci.